seguo molto la Kings League di Piqué, il progetto mi sembra interessante, poi vediamo che livello c'è, se sono all'altezza. Ciao. Eleganza almeno, faccio anche c***o, ma siamo eleganti. Vi divideremo in pseudogruppi, vi facciamo accomodare nello spogliatoio. Il cibite c'è, fratello. Oh, queste qua? Sì, queste qua. Sì, queste ce l'hanno. Certo. Escono in campo appena arrivo. Ciao a tutti ragazzi, sono Ima Squillacci, maestro di tecnica calcistica professionista, fondatore e responsabile della SG Soccer, Academy specializzata sull'insegnamento e perfezionamento della tecnica calcistica. Sono Donato. Io sono Sabrina e siamo i responsabili dell'Academy individuale AFT. Oggi siamo qui per scoprire i migliori talenti provenienti da tutta Italia per la GOAT League. Gli vuoi dire qualcosa, Omi? Siamo affidati ai migliori, buon lavoro ragazzi, e qua qualcuno almeno sa fare qualcosa. Siamo qui per i provini della GOAT League e abbiamo con noi il nostro primo candidato. Come ti chiami? Ragnar. Quanti anni hai, Ragnar? Sempre Ragnar, non ho età. Signori, io non sono un candidato. Signori, io sono qui per scrutare e valutare questi ragazzi che sono venuti fin qui da tutta Italia. E quindi passeranno davanti alle tenebre in persona, sì signori. Ti vedo molto carico. Sei carico? No, sono spento. Tu non sai cosa significa essere carichi. Adesso te lo faccio vedere dopo. Abbiamo organizzato diverse stazioni che permetteranno di analizzare le caratteristiche principali di ogni giocatore, tra cui la velocità, la precisione, il fisico, l'attacco e la difesa. Abbiamo appena iniziato a visionare i ragazzi all'interno del percorso che abbiamo propriamente messo giù per loro. Ci vai, che serve! Innanzitutto siamo andati a valutare i loro cambi di direzione. Sì, quattro spinge che c'è anche in quarti! Dai, livello un po' spenti! E no! Faccio vedere come si chiede il rigore. Vai. Scusate. Guardare e imparare. Abbiamo inserito l'uno contro uno. La capacità spazio-tempo sia col pallone che senza palla e con l'utilizzo della spondina. È un 2-0 per me, Paul! Bravo! Bello! Oh! E inoltre sulla parte finale siamo andati anche ad analizzare una parte importante del calcio, che è lo scanning attraverso i colori, dove loro alla fine dovevano scegliere in quale porta andare a fare gol. E questo, signori, merita applausi, che forse lui che ha fatto una palla gol. Ragazzi, il riscaldamento è finito, ora iniziamo a fare sul serio, andiamo a fare i test. Iniziamo, numero uno, prego. Adesso c'è la prova finale. Signori, non ci fermiamo, combattiamo. Ho due difensori a supporto. Signori, direttamente dal calcio storico fiorentino. Guardatelo, poi abbiamo pure Calulu. Figa incredibile. Devi far fare tanti soldi, un bello spettacolo. Sì, assolutamente, sono qua per questo. Siamo qui con il primo candidato. Come ti chiami? Luigi Festa. In che ruolo giochi? Attaccante. Quanti anni hai? 30. Inizia a metterti un po' di ansia addosso, che poi il palco sarà importante, va bene? Va benissimo. Già trentenne, qua devi dimostrare. Ci sono già nella carriera quella post calciatore. Qual è la tua abilità calcistica? Il tiro, mancino. Grazie mille. Non so cosa tu debba fare, ma... Vado. Grazie. Fuori qua. 9-91. Complimenti per essere rimasti in Serie A oppure per essere retrocessi, perché non speriamo, lo sappiamo. Speriamo voi, dai. Aquilotti, vogliamo Aquilotti. Bentornato, non ridere, cazzo, devi organizzare l'esercizio. Siamo qui con il sesto candidato. Come ti chiami? Ciao, mi chiamo Filippo Ambrosi. In che ruolo giochi? Gioco a centrocampo. Quanti anni hai? 21. Ci hai detto che sei un centrocampista. Qual è la tua specialità? Ma io sono molto bravo a gestire la palla. E invece una passione al di fuori del calcio? Al di fuori del calcio mi piace molto il cinema. Cinema? Che meraviglia! E il tuo film preferito? Ma il mio film preferito è Natale a New York. Lettere!
Bravo! Mi chiamo Alex, punto aperto, e ho 21 anni. Sì, forte, forte, spingo, non mollare, fino alla fine. Spingo, spingo, buona, buona così, continua, continua. Andiamo, fino al rosso, fino al rosso, fino al rosso. In che ruolo giochi, Alex? Sono un difensore, il classico difensore che spazza o comunque entra male, però ci metto il cuore, io devo uscire dal campo distrutto, ecco, quella è la mia qualità in campo. Non fallo girare, non fallo girare! Candidato numero 12, dimmi subito nome e cognome. Rezzini Davide. E quanti anni hai, Davide? 23 anni. In che ruolo giochi? Difensore. È chiuso così! Bravissimo! Difensore, oh, non l'avrei mai detto che sei un difensore, guarda, guarda. Quindi sei sicuramente un candidato valido. Spererei di sì. Bocca al lupo, bombe. Crepi. Mi raccomando, certo. Ansia, l'ansia deve essere al mille. Uno, vai! Bravo, bravo, detto tutto, dai, fino alla fine. Andiamo, buone, forte, non mollare prima, non mollare prima, non mollare prima. Questo è forte, vero? Palo, palo, gol! È giusta così! Anche qui la Got League! Palo, palo, non è gol! Campagni, Federico. Ciao, Federico. In che ruolo giochi? Centrocampista. E la tua specialità in centrocampo? L'assist è la mia specialità. E invece una simpatia tra i presidenti? Seguo molto e mi piace come personaggio Sespo. Bravo! Siamo arrivati al provinante numero 21. Come ti chiami? Mohamed Batili. Ciao Mohamed, quanti anni hai? 19. E in che ruolo giochi? Attaccante. Tua specialità nell'attacco? Velocità. Forte, spingo, spingo, spingo. Corci, passa, frena forte. Sì, spingo, spingo, non mollare. Tutto, 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 non tempo. Sì, fine. Qualche altra passione al di fuori del calcio? Non so, parli altre lingue? Sì, parlo il francese. Ciao, sarà? Sarà tu? Sarà bene, sì. Allez le bleu, allez. Allez le bleu. Una preferenza tra i presidenti? Pengue. Qual è la tua caratteristica invece al di fuori del calcio? Ragazzino. Sono bravo tecnicamente. Ma ti prego, non mi dire bravo tecnicamente, sei forse... Che numero sei? L'ottavo? Sì. 12 prima di te me l'hanno detto. La tua specialità? Faccio video su TikTok. Fai video su TikTok? Esatto, interviste in generale alle persone, ragazzine soprattutto. Me lo sapevo centrale! Me lo sapevo centrale stavolta! Una simpatia tra i presidenti, non ci facciamo sentire, bravo. Ma dicevo. Il Masseo. Il Masseo, il Masseo. Cioè, se tu dovessi convincere Sespo a prenderti, che cosa gli diresti? Sespo, prendimi. Hai già dato un'occhiata ai presidenti? Hai qualche preferenza? Beh, Frad Mawed. Ma io vedo che c'hai i guanti. Che devi fare? I portieri servono anche a calcio. Allora, per il press che può scegliere questo ragazzo, noi non avevamo convocato nessun portiere, ma eccolo qua, l'outsider. Se verrà scelto, saluta il presidente. Press. Ci vediamo presto. Diciamo che già parte male perché non avevamo richiesto questo, ma in bocca al lupo. Crepi. Provinante numero 22, qual è il tuo nome? Mi chiamo Matteo Pagano. Ciao Matteo, quanti anni hai? Ho 20 anni. E in che ruolo giochi, Matteo? Io gioco attaccante, ma vado bene anche a centrocampo. Quindi versatile. Anche terzino. La tua specialità? Velocità e dribbling. Via, forte, spingo, spingo, bravo, bravo, forza, forza, brava, riparto, buona, buona, riparto ancora. Sì, spingi forte, fino alla fine. Andiamo, tocca, 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 buono. Dai che buono, dai che buono, dai che buono. Anche lui è veloce, no? Ah, buonissimo! Bravo! Fermo, andare dopo giù. Via, adesso! Bravo, bravo! Dal rigore. Gioco, metto giù. Punto, punto istante, vado al rosso. Gira al rosso. 3, 2, 1. Bravo, bravo! Ti posso chiedere se ti ispiri a Kevin De Bruyne? No, preferisco Carrasco. No, no, ma poi da interista non potrò mai ispirarmi a De Bruyne. Prego! Oh!
tra i presidenti, qual è quello che ti piace di più? Direi il pancio, perché siamo compaesani. Il pancio non è tra i presidenti. Invece qualcos'altro al di fuori del calcio? Sono una persona abbastanza tranquilla, appassionatissimo di calcio e niente, dai. Lui è 100% calcio, neanche 99%. Assolutamente, 100%. Dimmi un giocatore a cui ti ispiri. Questa non è facile. Borja Valero. Una preferenza tra i presidenti? Ah, io ne ho due. Primo è il pancio e Omi. E il secondo sono Awed e Loro. Hai capito? Awed. Tutti un po', pratica, anche se Espo ci mettiamo. Oh. Ed eccoci con il numero 16. Come ti chiami? Alessio. Fabio Cortese. Preferivo altri numeri, però ho toccato questo. Ragazzi, io non ci credo, ma siamo qua direttamente dall'Old Fashion. Qualcosa al di fuori del calcio? Sono sempre elegante, sia dentro il campo che anche fuori. Io così ci vado a dormire, così ci gioco. Salto e vado al rosso. Caratteristiche speciali del basket. E cos'è che hai scritto? Prendi me pure Sespo. Ok, ce l'ho. Un altro Sespo prendimi. Se non ti dovesse prendere? Dai. Mi mettete anche in ginocchio nel caso? Certamente. Pregando. Di tutto, faremo di tutto. Ti prego. Sespo. Dai, Sespolone. Sespo, ti prego, dai, Sespo. Un gin tonic offrigli, Sespo. Ed eccoci con il prominente numero 14. Simone Pellegrino. Ciao Simone, in che ruolo giochi? Ciao, centrocampista. Anni? 25. Cos'è che ti riesce meglio in centrocampo? Ah, sono veloce, ho un buon tocco di palla. Punto vai. Qualcosa al di fuori del calcio? Che non mollo mai. Non molli mai, tipo leggi un libro e non molli mai. Quello mi risulta un po' difficile. E per chi simpatizzi tra i presidenti? Ma sicuramente il Masseo, almeno, non so, se bestemmio forse non si incazza. Fosse per il Masseo è una squadra di 40. Spero di essere il 41esimo allora. E invece proprio qualcuno che non ti piace? Forse Awed è presidente. Awed è presidente. Diciamo che non simpatizzo particolarmente per lui, dai. Silenzio imbarazzante. Vamos, siamo alla 14! Dai! Per ora soltanto due gol nella challenge, massimo due gol. Come ti chiami? Gabriel Juan Lopez Guerra. Va bene Gabriel, quanti anni hai? 23 anni. In che ruolo giochi? Trequartista esterno, brasiliano, in attacco. Ah, ecco, perché stai dicendo che i brasiliani sono migliori di qualcun altro? Hanno un qualcosa in più. Buona. Dimmi cosa ti piace oltre il calcio. Musica, ballare un po'. Balli? Sì. Quindi ci stai dicendo che una tua possibile esultanza potrebbe essere la baciata? Osadia, allegria. Speriamo che ci farai vedere un ballo dopo. Oddio, vai Omi, cacciano, vai. Sì, l'hai preso, sì, testa. Sì, io l'ho vinto, l'ho passato. Fallo, guarda. Aspetta, destra, sinistra. Mi chiamo Ronny Minoletti e abito in Svizzera. In che ruolo giochi? Difensore. Forte, E la tua specialità, però dimmi una cosa in cui sei veramente bravo. Velocità e rapidità. Sei un leader nell'area di difesa? Sì, mi piace comandare, sono un vincente. E in difesa quanti ne hai buttati a terra? Abbastanza. Diciamo che entro abbastanza sporco, tipo Materazzi. Quindi dovremmo avere paura. Vedete un po' voi.
Abbiamo un giocatore portato dal presidente. Ciao ragazzi. Piacere, numero 27. Come ti chiami? Marco Benavides. Ma quanti anni hai? 22. In che ruolo giochi? Centrocampo. Qual è la tua specialità? La cattiveria agonistica. Se verrà preso sarà il mio pupillo. Sarà il nostro Boroboro. Complimenti presidente. Grazie per mille. La scelta. Però a parte scherzo, se tu vuoi mettere una buona parola per lui un attimo sarebbe bello. Guarda, ne parliamo fuori dal... Vieni qua. Scusami. Meglio di prima. Sì, meglio adesso. Si è aperto anche lui. Guarda, attenzione! Mettiamo la mascella! Adesso vediamo tu così, dal 94! Ti posso chiedere una cosa? Ti ispiri a Grealish? No, in realtà un paio d'anni fa ho iniziato a portare la fascetta e poi è nato il fenomeno Grealish. Coincidenza? Non credo. Quante caviglie, gambe, braccia, busti hai rotto? Più che altro non mi sono spaccato io. Te li sei spaccati? Sì, abbastanza, cioè tipo la LAM, non è che faccio tanti, prendo tanti gialli, insomma, è bello pulito. Quando fai gol, la maggior parte delle volte, a chi lo dedichi? A me stesso. A te stesso? Abbiamo un egocentrico? E invece qualcos'altro al di fuori del calcio? Non so, leggi, viaggi? Sì, viaggio. Sono a testa matta, quindi posso essere utile a tutti. Giro. Faccio casino. E invece tra i presidenti? Il Masseo e il Doge. Vuoi giocare col Doge? Il Masseo. Quello che ti piace di meno? C'è un po' di dissing. Il Penguin. Dimmi se tra i presidenti c'hai qualcuno che ti ispira particolarmente. Io direi mi piacciono le scommesse col Penguin. Penguin. Prendimi. Scommettiamo che ti prende. Scommettiamo che mi prendi. 1-0-1, 1-0-1. 1-0-1. E dai, che c'è ancora tempo! Dai, che c'è ancora tempo! Dai, che c'è ancora tempo! Tra i presidenti, con chi speri di capitare? Penso che uno vale l'altro, hanno preferenza per Sespo, però sono i presidenti a dover scegliere, quindi sono loro ad avere una preferenza per me, non il contrario. Ora non mollare, non mollare! Oh, ora! Bravo! Dici qual è il tuo nome? Nidal, soltanto. Vai stando forte! In che ruolo ti vedremo giocare Nidal? Attaccante. Come sorprendi le persone in attacco? Velocità, salto l'uomo e faccio gol. Ma non è questo! Oh, l'ultimo rigore è pesantissimo. Porta il peso della chiusura di questi provini, signori! Sono qua! Il trial è finito. Abbiamo già individuato i possibili giocatori che parteciperanno alla GOT. Ora passo tutte le mie valutazioni ai general manager. Ragazzi, i giochi si sono conclusi. Le schede sono state fatte. Dei top player italiani che parteciperanno alla GOT League. Adesso io e il Pancio visioneremo. Ragazzi, ci siamo anche rotti il cazzo. Che inizi lo show. A presto.